La posizione delle unioni civili è stata espressa con molta chiarezza dal segretario, che ha recepito una decisione dell'Assemblea, e poi vedremo. Se qualcuno non è convinto, rispondo al problema. Mi avete dato l'ebbrezza del matrimonio, io che non mi sono sposata. Grazie. Vi ringrazio molto. L'ebbrezza del matrimonio mi ha fatto provare a lei, ma lei non la fa provare a noi, quindi è un po' questo il senso che volevamo darle. Viva gli sposi, viva le spose, siamo qui per ribadire il nostro diritto a sposarci. La Corte Costituzionale non dice assolutamente quello che lei dice, abbiamo fatto un volantino dove spieghiamo perché le sue affermazioni sono false e insomma l'Italia si deve muovere, basta, buona. Questi metodi possono essere davvero controproducenti. Non penso sia più il tempo delle parole. Sappiamo tutti che una cosa del genere si sarebbe risolta per l'ennesima volta in una chiacchierata fra amici, una chiacchierata cordiale come già fu l'anno scorso con D'Alema, che non avrebbe portato assolutamente a nulla, assolutamente a nessun passo in avanti all'interno di questo partito. Bisogna passare dalle parole ai fatti. I gesti, anche se provocatori, saranno certamente più utili, quantomeno per far capire alle persone, agli italiani, quanto siamo determinati e quanto abbiamo bisogno, necessità di sentirci come gli altri.